Lotta al falso, prodotti Chanel contraffatti esposti nelle vetrine di negozi in. La Guardia di Finanza sequestra 5.000 articoli Chanel. Lotta alla contraffazione anche in provincia di Caserta, sequestri e denunce. Vincenzo De Luca potrà governare. Anche il Tribunale Civile di Napoli conferma la sospensione del decreto adottato ai sensi della legge Severino. A Marigliano, prima seduta di Consiglio Comunale nominata la Giunta. Ad Angri passa il consuntivo con una maggioranza confusa. Buonasera, la rassegna dei titoli principali, noi ci separiamo per la pubblicità, tra pochissimo. Vivere una favola spesso è più semplice di quanto sembra. Villa Minieri, all'esterno, 30.000 metri quadri di splendidi e curati giardini all'italiana. Sullo sfondo, la piscina crea un mood romantico e particolare. All'interno, le sale accoglienti e curate. E per le tue feste di compleanno, la discoteca, musica, luci e colori, per serate all'insegna del divertimento. Un giorno, un evento, il vostro. Anola, villaminieri.it. Un cordiale saluto e ben ritrovati in studio. L'abbiamo annunciato nei titoli: orecchini, bracciali e calzature Chanel contraffatti esposti nei negozi delle vie dello shopping di Roma e Napoli. La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 5.000 pezzi contraffatti e 2.200 stemmi. Una centrale di produzione del falso che sarebbe concentrata in Puglia e in Campania. Il servizio d'apertura. Prodotti Chanel taroccati esposti nelle vie dello shopping di Roma e Napoli. Ormai la diffusione del tarocco non risparmia le grandi firme e i grandi negozi che fanno del nome la garanzia per gli acquirenti. Eppure, secondo la Guardia di Finanza, la distribuzione della merce contraffatta ha invaso le attività commerciali di tutta Italia e di Campania e Lazio in particolare. L'operazione WC è stata coordinata dalla Procura di Nocera Inferiore con i finanzieri che hanno eseguito decine di perquisizioni in varie località italiane. Le attività investigative sono partite dalla segnalazione di uno studio legale a tutela del marchio Chanel in Italia. Secondo gli acquirenti, la produzione dei falsi sarebbe concentrata in Campania e in Puglia con fornitori, unità produttive e magazzini di stoccaggio ubicati tra Angri, Napoli e Trani, con a capo del sistema un soggetto angrese con precedenti analoghi. I prodotti risultati di ottima qualità risultavano esposti nelle vetrine eleganti di numerosi negozi. Non mancava neanche la vendita online attraverso un sito costruito ad hoc. I prezzi di vendita oscillavano in base agli articoli dai 60 ai 300 euro. 18 i reparti della Guardia di Finanza impegnati nell'operazione, che hanno portato al sequestro di oltre 500 articoli prodotti per la vendita e più di 200 stemmi con la famosa C, pronti per essere applicati. Ancora cronaca, una banda specializzata in furti nelle scuole è stata sgominata dai carabinieri di Napoli che hanno arrestato una ventina di persone. La banda era alla ricerca di istituti scolastici con attrezzature informatiche nuove appena assegnate grazie ai fondi europei. In una intercettazione dai carabinieri delle compagnie Vomero e Stella, i ladri parlano della loro abilità e quantificano i guadagni. La banda di ladri riusciva a eludere i rilevatori dei sistemi antifurto installati negli istituti, indossando tute da sub preventivamente bagnate. Una persona sorpresa in flagranza dalla vigilanza della scuola di Poggiomarino aveva indosso infatti una tuta da sub. L'uomo è stato bloccato prima che entrasse nell'istituto. Lotta alla contraffazione e ai prodotti non sicuri. La Guardia di Finanza di Caserta ha sequestrato oltre 5.000 articoli non conformi o contraffatti, denunciate 3 persone. Il servizio. Articoli elettrici ed elettronici, capi di abbigliamento pronti ad invadere il mercato del falso, eludendo la normativa sulla sicurezza. Ancora un sequestro è stato effettuato dalle Fiamme Gialle casertane nell'ambito del controllo dei traffici illeciti gestiti da cittadini extracomunitari. Nei pressi del casello autostradale di Napoli Nord è stato fermato un autoarticolato condotto da 3 cittadini stranieri che trasportavano capi di abbigliamento contraffatti ed articoli con marchio CE non conformi alle normative. Merce che era destinata a rifornire negozi e bancarelle dei mercati rionali del napoletano e del casertano.
Sequestrati oltre 2.000 articoli elettrici ed elettronici e più di 3.000 capi di abbigliamento contraffatti. Il valore commerciale dei prodotti sequestrati ammonta a circa 40.000 euro. I controlli effettuati dalle Fiamme Gialle, inquadrati nel contesto delle attività a tutela del Made in Italy, hanno conseguito di denunciare alla locale procura di Santa Maria Capua Vetere due soggetti di nazionalità cinese ed uno di nazionalità bulgara per aver immesso sul territorio nazionale prodotti contraffatti. Un incendio si è sviluppato in un'area ingombra di rifiuti all'incrocio tra via Cesare Rossarol e via Cirillo a Napoli. Le fiamme hanno provocato un'alta colonna di fumo visibile anche a distanza. Il traffico si è paralizzato. L'area interessata dall'incendio, di circa 50 metri quadrati, è chiusa da un muro e questo ha contribuito a circoscrivere le fiamme. Tra i rifiuti potrebbe esservi materiale in plastica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Lasciamo la cronaca. Il Tribunale Civile di Napoli ha confermato la sospensione del decreto adottato dal Presidente del Consiglio ai sensi della legge Severino. Gli atti inviati alla Consulta per valutare la legittimità costituzionale della legge. La prima sezione del Tribunale Civile di Napoli, presieduta da Umberto Antico, ha accolto il ricorso presentato da Vincenzo De Luca in ordine alla sospensione dell'efficacia applicativa della cosiddetta legge Severino in materia di anticorruzione. E con l'accoglimento del ricorso gli atti sono stati trasmessi alla Consulta per la valutazione della legittimità costituzionale della stessa legge. La decisione, con carattere collegiale, della prima sezione del Tribunale Civile di Napoli segue quella di profilo monocratico emessa qualche settimana fa dal presidente della stessa sezione, Antico, con cui era sospesa l'efficacia del decreto firmato dal presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi. Decreto che, in aderenza con la legge Severino, aveva sospeso De Luca dall'esercizio del mandato elettorale di presidente conferitogli con il voto del 31 maggio, essendo stato condannato per abuso di ufficio. E si ricorderà che il provvedimento monocratico è valso a far varare la giunta regionale per assicurare la funzionalità della Regione Campania e anche a tutela della stessa Assemblea regionale regolarmente eletta. Resta ora da attendere se e quale destino avrà la legge Severino. È il capitolo che sarà scritto dalla Consulta, la cui pronuncia è attesa a fine di ottobre, e potrebbe essere una pronuncia di conferma della stessa legge, che restituirebbe efficacia al decreto Renzi, ma anche di revoca o di modifica. E a questo punto si aprirebbero altri scenari di rielaborazione e di riscrittura normativa, ferme restando le ragioni di una incisiva e chiara legislazione anticorruzione, considerato lo stato di degrado esistente nella generalità della pubblica amministrazione. Entro pochi giorni l'area archeologica dell'antica Cales, colonia romana del IV secolo a.C., situata nel comune di Calvi Risorta, verrà liberata dagli pneumatici smaltiti negli anni che, assieme a materiale urbano e speciale di tutti i tipi, ne hanno fatto una discarica a cielo aperto. Le operazioni di rimozione ad opera del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta sono iniziate lunedì e termineranno sabato 25 sulla base del protocollo d'intesa Terra dei Fuochi. Ora la politica. A Marigliano, prima seduta di Consiglio Comunale, il sindaco Carpino ha comunicato i nomi degli assessori che comporranno il nuovo esecutivo, rispettata la quota rosa. Sentiamo il prossimo servizio. Con un organigramma di esterni, come era stato annunciato, si connota la giunta che il neo sindaco Antonio Carpino ha presentato nella seduta di insediamento della compagine consiliare a cui è affidato il governo cittadino per il prossimo quinquennio a Marigliano. Sei esterni, ma riferibili tutti alla coalizione maggioritaria di centrosinistra e di liste civiche, con la piena applicazione della parità di genere, ed è quest'ultima una novità nel civico consesso.
Alla professoressa Maria Luisa Sodano, animatrice del Centro dei diritti del cittadino e per anni referente per la legalità nel liceo statale Colombo, attribuite le deleghe per le politiche sociali, la pubblica istruzione, cultura e legalità e edilizia scolastica. A Rosa Nappi, ricercatrice universitaria, assegnate le deleghe per l'ambiente, l'ecologia e la protezione civile. La dottoressa Assunta De Rosa, espressione di Cambia con noi, eserciterà le deleghe per il piano degli insediamenti produttivi, il verde pubblico, l'arredo e il cimitero. Al dottore commercialista Alfonso Lo Sapio, espressione delle civiche Campanile e Marigliano Libera, conferite le deleghe per il bilancio, tributi, trasparenza e sport. Lo Sapio eserciterà anche le funzioni di vice sindaco. Patrimonio e urbanistica sono le deleghe affidate a Raffaele Coppola, amministratore comunale di Lungo Corso, già vice sindaco e assessore nella giunta di centrodestra guidata dal sindaco Antonio Sodano. All'architetto Pino Napolitano assegnate le deleghe per i lavori pubblici, il centro storico, il contenzioso e la riqualificazione urbana. Con l'aggiunta e l'elezione di Vito Lombardi del Partito Democratico alla presidenza del Consiglio Comunale, si apre il nuovo ciclo amministrativo per la città. Un percorso, quello che si prospetta, lungo il quale maggioranza e minoranza dovranno misurarsi con non poche e complesse problematiche, da quelle sociali ed economiche a quelle urbanistiche. Sì, è un atto importante perché bisognava iniziare l'attività amministrativa. Noi l'abbiamo fatta abbastanza velocemente perché ricordo che soltanto pochi giorni fa sono stati proclamati i consiglieri, quindi rispetto ai termini che avevamo abbiamo cercato di fare quanto prima, convocando anche la conferenza dei capigruppo per avere comunque immediatamente la partecipazione di tutte le parti del consiglio, di tutti i componenti del consiglio comunale. Ci attende un lavoro importante, era necessario partire velocemente perché comunque, come si saprà, come è notorio, non c'è proroga sui termini per l'approvazione del bilancio comunale, per cui al 30 luglio è fissata la scadenza e non possiamo derogare. Probabilmente andremo in diffida, andremo oltre questa data, ma comunque con la diffida della prefettura, ma dobbiamo velocizzare il tutto perché è necessario approvare questo documento. Ci sono ancora degli importanti atti propedeutici da approvare, verranno approvati chiaramente prima in giunta e poi in consiglio comunale, quindi dobbiamo fare velocemente per dare immediatamente alla città questo importante strumento di programmazione economica e finanziaria e lavorare sicuramente per la realizzazione del nostro programma amministrativo. Allora, noi vogliamo fare una opposizione, diciamo opposizione, ma che sia costruttiva, assolutamente costruttiva, però nel discorso siamo stati molto chiari, cioè noi lavoreremo insieme a loro, costruiremo insieme al governo, ma eserciteremo un pesante controllo, perché così come abbiamo dichiarato e che poco si è parlato in questo Consiglio Comunale, noi non dobbiamo dimenticare delle vicende che sono succedute in questa settimana a Marigliano, quindi alto il controllo sugli appalti a Marigliano, perché Marigliano mai più deve essere resa nota dai giornali per infiltrazioni malavitose negli appalti mariglianesi. Questo deve finire e noi ci ergeremo a controllori perché ciò non accada. Assolutamente noi controlleremo che gli appalti si svolgano in maniera regolamentare secondo il codice degli appalti e denunceremo ogni situazione di pericolo. Siamo certi però che il sindaco Carpino sarà una sentinella della legalità e insieme a lui dobbiamo combattere la corruzione. Stanno per terminare i disservizi idrici che hanno interessato diversi comuni della penisola sorrentina e dei Monti Lattari, provocati dal fermo della centrale idrica regionale di Gragnano, causato da un guasto Enel. La mancanza d'acqua ha interessato anche i comuni di Capri e Anacapri, dove è stata ripristinata la regolare fornitura idrica, che sarà completamente stabilizzata nel corso del pomeriggio. Gradualmente tornerà normale la fornitura anche per gli altri comuni. Approvato ad Angri il consuntivo 2014, al di là delle certezze e dei dubbi, un documento da votare, ma la maggioranza, per una scelta di responsabilità, si è fatta travolgere dalle incertezze, evidenziando acerbità politiche da colmare con il tempo. Sarà il lavoro più duro per il sindaco Ferraioli.
Il servizio di Enzo Ruggero. Maggioranza, minoranza, opposizione, nomi che indicano posizioni, ruoli e responsabilità. Ad Angri il Consiglio, il secondo dell'era Ferraioli, ha votato il bilancio consuntivo 2014 ed il consuntivo 2013 della Angri Ecoservizi. Punti di passaggio obbligati per l'assise comunale con i consiglieri che votavano per un atto di responsabilità. Questa è la linea che era passata durante la discussione in aula, ma non completamente condivisa, tanto da registrare l'astensione di Luigi D'Antuono con la solidarietà di altri consiglieri della Civica, Ferraioli sindaco, dopo una richiesta di chiarimenti inviata all'assessore al bilancio. Una maggioranza divisa da filosofiche scuole di pensiero che ancora acerba manifesta le contrapposizioni in pubblico e non al chiuso dei tavoli di confronto. Cresceranno. Sul fronte D'Ambrosio, assessore e vice sindaco, surrogato dal cugino Claudio al momento del voto del consuntivo, si è registrata l'uscita dall'aula di Ivan Lanzione e di Antonio Mainardi. Un'azione che sarebbe giustificata da una mancata valutazione degli atti da parte dei due consiglieri, ma che potrebbe essere la conseguenza di una rottura con Giuseppe D'Ambrosio ed un allontanamento dal sindaco Ferraioli per alcuni impegni che non sarebbero stati mantenuti o definiti in maniera singola e non in gruppo, oppure per aver applicato il metodo D'Hondt al posto della legge 267 del 2000 che avrebbe penalizzato il candidato Novi di Fratelli d'Italia, primo dei non eletti della coalizione D'Ambrosio. Esisterebbe anche un problema di quote rosa non rispettate all'interno dell'esecutivo. In base alla legge 56 del 7 aprile 2014, conosciuta come legge del Rio, partendo dall'assunto che il sindaco è un membro effettivo della giunta, su 6 assessori nominati solo 2 sono le donne. La percentuale del 40% non sarebbe stata rispettata, mentre andrebbe calcolata sulla base di 7 elementi per una quota rosa di 2,8 arrotondata a 3. Dunque mancherebbe una donna con un rischio di diffide e di una sentenza del TAR che potrebbe annullare le nomine degli assessori e invalidare gli atti prodotti. In attesa di un adeguamento alla norma, Ferraioli fa i conti con il fuoco amico, fortunatamente a salve, che ha alimentato una sterile polemica che si è dissolta nel momento in cui è nata, tenuta in vita da chi di polemica vive per essere al centro della scena. Una seduta che porta a riflettere, a capire fino a quando la superficialità cederà il posto alla consapevolezza che consiglieri e assessori dovranno rendere conto alla città per le scelte che adotteranno e per i risultati che conseguiranno. Gli angresi hanno dimostrato di scegliere e di cambiare ed il popolo sovrano giudicherà e valuterà. Bene, con questo servizio è tutto, siamo in chiusura. Vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione domani puntuale alla stessa ora. Grazie per l'attenzione, arrivederci. Raffinati dettagli che arredano il tuo mondo. Tufano Arredamenti. Qualità, ricercatezza, stile, design per arredare i tuoi spazi. Dal classico al moderno, delle migliori case italiane. Da Tufano, qualità dei servizi, personale qualificato, consulenza personalizzata, trasporto e montaggio a regola d'arte, assistenza post vendita, fanno la differenza. Tufano Arredamenti, Piazzale Ferrovia, Saviano. www.tufanoarredamenti.it